Buongiorno Vito Maglie, presidente dell'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine, impegnatissimo in questo luogo storico del convento dei Battendieri. Che succederà oggi e anche nei giorni precedenti in questo luogo, Vito? Ci racconti un po' che cosa sta? Permettimi, è un abbigliamento magno greco. È proprio questo il tema di questa rievocazione, di questo living history, di questi racconti, di questa storia, insomma, che segue un filo. Una narrazione, un filo legato alla nostra polis nel momento più fulgido, insomma, più ricco del IV secolo e III secolo. Ecco. Cosa proponiamo? È uno spaccato di vita. E quindi con elementi di cultura materiale si può vedere come veniva misurato il tempo, gioielli, riproduzione gioielli dell'epoca, armi, armature, costumi e tanti altri aspetti di artigianato, e quindi con un grande accampamento in cui viene effettuato il living history. Poi ci sono dei momenti, diciamo, interpretativi di alcuni aspetti della società dell'epoca. Ne abbiamo danze con un momento catartico delle menadi, ci sono dei momenti di guerra, come è stato ieri sera con la rievocazione della battaglia di Eraclea, sempre in una chiave però di racconto, con attori professionisti. Ricordiamo Giovanni Guarino. E altri momenti come i duelli etici. Oggi avremo i famosi duelli tra Achille, Ettore e così di seguito, dei racconti omerici e anche dell'Eneide. Bene, avevamo ipotizzato appunto anche un racconto medievale. D'altronde in questo luogo anche la storia medievale è passata da questo luogo, con la presenza dei monaci che naturalmente andavano attraverso la via Francigena, andavano in Terra Santa. Sì, beh, noi quest'anno abbiamo variato, però voglio ricordare che qui è a parte un posto, una perla che abbiamo, no? Nel Mar Piccolo, nel nostro territorio, con questo fiume carsico che è segno di vita, no? Che si riconduce il fiume Cervaro, esatto, il fiume Cervaro, che porta tanta e dà quella preziosità alla nostra insuperabile cozza tarantina, attraverso la salinità che viene addolcita dall'acqua del Cervaro, e dà quel quid in più che ha la nostra meravigliosa cozza tarantina, apprezzata dovunque. Certo, non scomodiamo Virgilio per le sue belle parole della ricchezza di Taranto. Taranto, con il fiume Galeso. Davvero abbiamo una grande ricchezza. Ritornando al medievale, qui noi svolgiamo da tanti anni l'evento della battaglia dell'undicesimo secolo, Bizantini e Normanni. Allora, ringraziamo Vito Maglia per tutto questo impegno, a tutti i suoi collaboratori, questa associazione che dà prestigio al territorio della nostra meravigliosa Taranto. Grazie Vito. Grazie a te Max e grazie a voi.